Ciao, io sono Chiara e benvenuti nel mio canale. Oggi vi presento dei prodotti della ditta Waffle Flower che sono meravigliosi. Vi invito ovviamente a visitare il sito, trovate tutti i link dei prodotti che vedremo e del sito ovviamente nell'info box. Allora, i prodotti che state per vedere li ho scelti io, che è stata molto dura, devo dire la verità. Prima di farvi vedere questo che è il bottino un po' più grosso, vi faccio vedere questi tamponi che ho sempre preso, perché appunto avete già intravisto che stiamo parlando di fustelle e timbri. E quindi ho voluto anche provare i loro tamponi. E ovviamente mi sono arrivati, lo state vedendo, tutti belli chiusi, e io ho scelto questo tipo di rosa e questo verdino chiaro. È una ditta anche questa molto attenta all'estetica, ovviamente, anche del prodotto che non guasta. Infatti, guardate che carini che sono questi timbri, con questi dove è stato messo appunto il nome nella nuvoletta. E sono dei timbri, diciamo, normali, grandi, in queste due tonalità. Vedete? Ovviamente trovate tutti i link dei prodotti che state vedendo nell'info box. Ho scelto poi delle fustelle pratiche. Questa fustella praticamente fa l'effetto un po' Polaroid in tre diversi formati, quindi dovrà essere molto utile. Questa invece l'ho pensata in previsione anche del Natale, come appunto chiudipacco, targhettina, bigliettino di auguri. Quindi insomma due fustelle molto semplici. Ogni fustella ovviamente ha il suo codice. Voi trovate tutti i link di tutti i prodotti che state vedendo nell'info box, ve lo ripeto. E insomma mi piaceva, diciamo, questo aspetto molto utile. Queste invece sono due fustelle a cui sono abbinati i timbri, quindi avete praticamente la possibilità di timbrare, vedete, ciascun elemento, sia di questo degli orsetti che dei fiori, e di avere per ogni elemento, quindi per ogni dettaglio dei timbri, l'avere la propria fustella, che significa poter ritagliare in modo perfetto, ovviamente con l'aiuto della Big Shot, ciascun componente. Quindi questo è molto utile. E soprattutto in questo caso io qui non ho resistito, perché guardate la tenerezza di questo orsetto. Ci sono anche delle scritte, insomma state vedendo tutti i dettagli. E questa appunto poi è la sua fustella barra fustelle di riferimento. Stesso identico concetto è per questi fiori, vedete? Ci sono questi fiori che è possibile sia fare appunto in maniera monocromatica o comunque anche abbinando diversi timbri. Poi secondo me sarà più facile farvi vedere un progetto che presentarveli solo così. Comunque sappiate che ci sono questi timbri appunto che hanno le loro fustelle. Invece come timbri, punto, ho preso questo che mi sembrava veramente delizioso. Questi pupazzetti un po' così sono proprio un po' la caratteristica di questa ditta, e anche questi sono fissata con i barattoli barattolini. Anche questi barattoli mi sembravano veramente deliziosi. Cambiando poi un po' genere, ho preso anche questi timbri per ricrearsi il calendario, quindi secondo me molto carini. Hanno anche delle scritte, ma questa idea mi piaceva molto, di potersi appunto spostare e ricreare un proprio calendario. Potrebbe essere una bellissima idea di progetto, e poi le vedrete insomma mano a mano. Questi erano i prodotti Waffle Flower che io non vedevo l'ora di farvi vedere, anche perché adesso che ve li ho fatti vedere possiamo iniziare anche, come per gli altri, anche dei nuovi progetti ad hoc, insomma, su questi prodotti. Il sito è meraviglioso, io vi sfido a scegliere nelle loro bellissime cose. Io naturalmente, come al solito, vi lascio all'end card. Fatemi sapere se conoscevate già questa ditta o se l'avete scoperta grazie a me. Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Stavo dicendo, vi lascio all'end card e vi aspetto al prossimo video. Ciao!